Ci spostiamo di 1000 chilometri a nord per andare a scalare altri alberi eccezionali, dei veri Matusalemme verdi, i millenari larici della Val d'Ultimo. Gli alberi ufficialmente più vecchi d'Italia sono qui, ai confini del Parco Nazionale dello Stelvio. Sono gli unici alberi dei quali conosciamo esattamente l'età. Nel 1930 una bufera ha sradicato uno di questi larici colossali. Dal conto dei suoi anelli si è riusciti a stabilire la sua età, 2200 anni. Per raffronto, l'età del più grande dei larici ancora viventi dovrebbe essere oggi di circa 2300 anni, cioè sarebbe nato mentre Roma era ancora in guerra contro Sanniti ed Etruschi. Ma quanto potrà ancora vivere? Preleviamo le punte dei rametti più alti per misurare il loro accrescimento negli ultimi anni. Con uno speciale sondino analizziamo anche la densità e la consistenza del tronco e abbiamo una sorpresa: il tronco è cavo. La cima è spezzata. Il tronco è cavo anche quassù. Comunque il larice ha sviluppato una nuova cima, segno che è ancora vitale. L'esame dell'accrescimento dei cimali apicali dà una risposta positiva. Una buona manutenzione con la potatura dei rami secchi potrebbe farlo vivere ancora per secoli. Il rischio più grande per il larice viene dal suo tronco cavo, che potrebbe schiantarsi per un colpo di vento o per un fulmine.